parliamo, ci sentiamo tutti, chat? Ci si sente, prova? Andrea, se tocchi così fa un casino. Come fa? Oh, se tocchi così. Non mi devi toccare. Oh, mi spaccate tutto! Posso farti vedere quale sarà oggi la mossa con le donne? Qual è la mossa? Guarda, immaginati questa scena. Ma perché noi dobbiamo provarci con le donne? E tu fai così. No, in generale. Lei ti guarda e tu fai. Andiamo avanti, gentilmente. Sì, io direi alla regia di far entrare una delle prime ospiti, gentilmente. Addirittura. Per me. Mettiti pure là dietro, piacere. Andrea. Piacere, Matteo. Francesco. Vai pure dietro il microfono. Calma, iniziamo. Ora ciao, ci divertiamo. Posso? Ha riso. Prego, si presenti, signorina. Si avvicina al microfono, grazie. Piacere, Martina Dotti, ho 21 anni, quasi 22. Se li ricorda gli anni? Sì, no, me li ricordo fino adesso. Certo. 21 e vengo da Brescia. 22 li fa? A marzo, il 30 marzo. Quindi Fresh. È del 2002 lei? 2002. No. Lei è un bel pesce, eh? Oh! Io mi sono segnato un paio di domande per lei, signorina. Sì, quali sono dunque le vostre passioni? Allora, passioni in genere, cioè, fatemi pensare. Allora, mi piace uscire con le... Scusami un attimo. Mattino si calma. Prego. Si faccia vedere un attimino dalla chat? Sì. Molto bene. No, ma avvicinati pure alla cam, là. Sì, si avvicini. Sì, No, ma si vede. Molto bene, devo dire... Possiamo dirlo? Posso dire? Che dobbiamo vedere anche le altre. Posso dire? Che figa! Dunque, le vostre passioni? Allora, shopping, mi piace leggere. Ok, prova a leggere. Che cosa? Cosa devo leggere? Sì. Sei astigmatica? No. Miope? No. Leggere che cosa? La gazzetta la leggi? Oh, no. Non leggere la gazzetta? Libri, raga. Che squadra di calcio tifi? Inter. Hashtag buona pecora. La migliore. Caratteristiche? Ratto. Interista. Ratto. Come ratto? Ratto interista. Ma tu hai detto che è un ratto? Sì, no, ma hai detto a me? Sì, hai detto che sei un ratto. Si chiamano così gli interisti, Martix, io la difendo. Mio fratello. Grazie mille. Ah, mio fratello, coglione. Ma dove? Stupido. Stiamo andando via. Ah, andiamo via. Aspetta. Hai detto che è un ratto. No, ma ratto nel senso interista. Con calma, adesso noi scegliamo la votazione. Sondaggi in chat, nel mentre, gentilmente. Parte il signor Fub, facciamo vedere gli appunti del signor Fub, di regia. Se si riesce. Fub scrive... Troia numero 1. No. Anni 21. Passioni. Cazzo. Cazzetta. Le legge. Perché legge. Ah, ok. Sì, quella non sono io. Caratteristica ratto. Voto? Se decidiamolo. Ok. No. Non è il voto. No. Sì o no per lei? Ah. No, sì, no, sì. Cioè, ma, sì, cioè devi pensare in vabbè, la prima dovevo dire per forza sì, perché sì. Metti che le altre sono peggio. Va bene, sì, quindi, ok. Signorina, il primo turno per me lei lo passa. Ok. Per me è parata fattino. Vabbè, lui farà il fenomeno, dirà di no, ovviamente, dai. Per me è un sì. Per me è un sì. Per la chat è un sì. Un applauso! Voti, regia, ricordiamo che lei è passata, gentilmente che me lo dimenticherò, ovviamente. Com'è che si chiamava lei, Martina? Scusate, no, volevo. Signorina, va bene così per me. Ha posto così. Sì, ha fatto per me pure lui. Prossima mossa, ok? Quando arriva? Il culo, no, così, aspetta. Vai. Ma qua ci sono i vicini che hanno. Mamma mia. Ma fratino! Facciamo entrare la prossima ragazza. Ecco. Veramente una bella porca. Allora, si presenti, cara. Piacere, sono Erika. Urla di Brescia. Nella vita. Di Brescia? Di Brescia. Forse quindi... amica della prima troia? No. Oh, no, della torta! No, si chiamavano torte, torte. No, perché è di scalculico. Ma c'è scritto troia? No, torta. Scusa. Aveva letto male. Ok. Allora, e lei cosa fa nella vita? Tante cose. Assistente medico estetico. Ma la più grave è la più... Avete bisogno di un po' di Botox? No, Botox. Lei si è fatto del Botox per caso? No. L'ha fatta le sue amiche? No. Ma così che ha fatto un Botox? No. Così che ha fatto un Botox? Non ci droghiamo qua per fumare. No, ma la domanda è, ha fatto un sacco di cose. Questa è la più noiosa, la più divertente?
La barista anche a volte. Da questo non uso un'altra gentilmente. No, è cioè, hai mai fatto la escort? Parliamoci seriamente. Questo era il discorso. Anche? No! No. Bene, il prezzo. Allora, adesso c'è un piccolo format. Sì. Lei, cioè, se è possibile, si può mettere in ginocchio. Sì. Lo chiediamo a tutte, sì, sì. Puoi metterti. Per vedere quanto è religiosa. Bomba. Stamattina ha dato un passaggio a un signore che voleva andare da un parroco, però non so cosa. Noi attendiamo che lei si metta in ginocchio dinanzi a noi. Mi sembra un po' eccessivo. Ragazzi, per... No, no, dai, stai scherzando. Se vuole di spalle, se vuole di spalle. Sì, di spalle. Noi... Devo girare. Sì. E si mette di spalle un attimo, ma perché se magari si se vuole. In pace, se la sente. Un giro. Sì, sì. Sì, sì, sì. Qui c'è lo slow motion, però, eh. Un attimo, facciamolo per favore. Scusa. Dobbiamo rifarlo, ma a un certo punto c'è lo slow motion. Cioè, di quel vado. Ok, fammelo rivedere. Slow. Dammi cam 2, fammelo rivedere. Ferma lì. Ritorna cam dietro. Cam 2 slow. Ritorna dietro. Slow. Mettimi la grandangolo. Okay. Perfetto. Ok, ci siamo. Allora, lei è fidanzata? No. Da quanto è single? Quasi 2 anni. Relazione più lunga? 2 anni. Cioè, lei è da 2 anni che non vede un cazzo? Non chiama da 2 anni. Anche? No. Giura? È il momento di vedere le tre. Vabbè, che se dite? Vuoi sotto la scrivania non c'è la gamba. No, sì che c'è, cioè, si vede, ah, scusami, si vede tutto. Dai, gentilmente vado con la votazione. Allora, per me, sì. Per me è no. Io dico sì. Chat, no. Mi spiace. Come no? La chat ha scelto. Pari, coglione, 2 contro 2. Ma vince sempre no. Deve essere 3 su 1, per forza. Io ho fatto un calcolo. Un calcolo di cosa? Se lei non prende un cazzo da 2 anni, ma per rimediare Luca, stanotte ne può prendere... Quanti? 3. 2. 3. Quindi nel caso scriva il numero Francesco Minutella. Chi è? Ah, ma vai fuori! Ma vai via! Fuori! Io sono... Grazie mille, gentilissimo. Grazie. Prossima, partiamo subito. Sì. Vabbè, ha fatto... Presentati pure. Piacere, mi chiamo Francesca Grasso. No. Vediamo gentilmente di uscire. Body shaming in questa live. Cioè, fratino, di anche te. Che siamo? Comunque, cosa fa nella vita? Sì, ci racconti un po' di lei. Quanti anni ha? Da dove viene? Che fa nella vita? Ho 20 anni. Sono di Catania, vivo a Milano. E studio interior design. Non fa un cazzo nella vita, è una vita no, disoccupata. Non ho capito. Interior design. Sì, degli interni. Vabbè, non fa un cazzo. Sì. Lo fa chat GPT, certo. E lei si prende i soldi. Sì, onestamente. Lei è single? No. Ok, allora vado a fare il cazzo da gentilmente, devo dirti di abbandonare. Gentilmente. Quindi qui penso che siamo tutti sì, d'accordo. Sono d'accordo. Sono 4 no per lei. 4 signora. No. Ah, oh, una bra. Oh, è per la descrizione. Eccoci qua, passiamo alla prossima. No, vai. Va bene la stessa. Okay. Come McDonald's. Vabbè. Ancora lei. Quella che mangia i panini, porco. Prima sono venuta dalle scale perché peso troppo. No. Signorina, non c'è problema, noi siamo integrali. Vabbè. Allora potrebbe ripetere che non l'avevo capito. Perfetto, un bellissimo. Ah, lei suona le percussioni? No, però suono i panini del Mac. Sono 7 volte che mi sentiste per il signorina, mo dei panini. È fallito il Mac. Il Mac è fallito. Ci dica una cosa. No, ovviamente sta scherzando. Ma che signorina? Signorina, si può presentare? Questo non è un palcoscenico per dai, si presenti. Allora, calma. Innanzitutto venga qui, si presenti con la mano. Ci dia la mano. Che c'è? Si presenti pure gentilmente. Mi chiamo Lil Sophie. Che cazzo sì, è Lil Baby, abbiamo qua, vai. Dai, svegli. Lil Sophie, Lil Baby, nei bagni del Mac che cantano Baby. Ha ripetuto 2 volte Baby. Sono 6 giorni che fa questo freestyle. Potrebbe rifarci un altro freestyle. Lil Sophie, gang. Simone, Edoardo, Alessandro, venite qua che vostro padre sta già sburrando. Ho le mutandine che mi puzzano di formaggio. Vediamo la descrizione. La scheda della signorina annuserò il cazzo. Entra dentro. Stia zitta! Sta zitta, porca puttana. Ci siamo. Ci scusiamo davvero. Sofì. La prego. Come fate a sapere con l'accento? Si intuiva, posso dire. Fubbe. Sa twerkare? Sì, certo. Ecco. Regia, ma musica. Farà anche gli squat. Facciamo prima la twerk, se riesce davanti alla cam. Vai, da signorina. La Madonna! Ma non muove lei! Ma che energia! Signorina, io il voto ce l'ho già. 104? No, per me sì.
Scusi Lil Buddy, ma per me no. Ma tu sei, tu non capisci un cazzo. Ma capisci? Io faccio la diarrea nei bagni del McDonald's. No. Il mio è un sì. No, sei un coglione, tu non capisci un cazzo. Sei sicuro che lo so? Ha 30 secondi per convincermi. Del genere. No, non faccio niente Per me sì, signorina. No, aspetta, perfetto. Grazie. Sì. Grazie. Perché la chat ha detto no. Non ho più risir, non ho più risir. No. Ma cosa? Signori, però non esageri che la mangiare. Cioè, esatto. Culo, Gentile, facciamo entrare la prossima ospite. Questo è un momento importante, eh. Vogliamo la prossima ospite. Piacere. Scusi signorina, a Matteo anche. Vieni, coglione. Giusto. Sì. Sentati pure brevemente. Si presenti. Piacere, mi chiamo Carlotta. Veramente? Grande. Sì. Ho 28 anni, ma. Ok. Una vecchia di merda. Come 28 anni? Signora, per la pensione è di là. Vada avanti, gentilmente, lei va avanti, va avanti. Io le chiedo cosa fa nella vita. Io ballo nei locali. E quindi lei è una granny? No. Una? Granny. Ci scusiamo, eh. Adesso è un format, lei, eh? È il mimo, cioè devi mimare quello che facciamo noi, ok? Attenzione. Ok. Wow. Gentilmente prosegua. Mi bannano. Vada pure avanti gentilmente. E niente. Deve parlare! E mi girano i coglioni, 3 secondi di silenzio. Bene, quindi ballo nei locali, sono content creator e sono sì, qua. Sì, ho già detto questo. Non so, però. Stasera. Qual è la sua arte, diciamo? La mia arte? Sì, la cosa che le riesce meglio. Vabbè, ballare me la cavo. Posso chiederle una baciata con Fube? No, no, ma è il prossimo, no. È il prossimo form, è il prossimo round? No, no, lui ha detto che non vuole mai ballare con me. Ma sei un cesso. Non vuole vedere le serate, non vuole venire a ballare. Bene. Ma tutto ma io bene? Non ho bisogno. Ma sicuro? Sono d'accordo. Ogni volta. Che danza le piace danzare? Bene, che bene. E musica latina. Musica, io no, posso piace, dire? Piace, il prossimo round è una gara di ballo, io la farei passare nel dubbio, seguo su di piedi. Allora, mi sa che qui c'è poco da dire, ragazzi, siamo tutti arrapati. Per me è un no. Chat, sempre. Sondaggio chat. Tu sempre, comunque. No? Per me è un grosso sì. Sì, ma guarda che non è che te la chiavi. È vecchia. Ma è vecchia. C'è l'esperienza. Oh. Oh. Signora, non cerchi di convincermi, per favore, devo per forza scrivere no qua sopra. Per la chat credo sia palese, un sì, per me è un sì, per lei. Sì, 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 sì. Ecco. È passato, un applauso. Grazie. Ah, così, sono entrate senza preavviso, ma... Poi, questo no, visto che non ci ho sbatto di farvi presentare, se voi doveste giocare a paddle, quante palle leccereste? Zero. Perfetto. Bocciate, via. Presentatevi pure nel mentre... Basta, fratino, presentatevi pure gentilmente. Io sono Marta, io sono Irene, abbiamo 21 anni. Ma la voglia di vivere ce l'avete o ci avevi? No, l'ho lasciata a casa. Mamma mia, ma... Beh, ma ci sta, ma... Ah, ci sta, ci sta. Cosa fate? Che scarpe avete? Ma cosa c'entra? Una domanda alla volta, Io studio architettura, sì, io economia. Sì, ok. E questo è quello che dite ai genitori, poi nella realtà fate... Abbiamo OnlyFans. Perfetto, perfetto, un bellissimo messaggio. Abbiamo un copione scritto e riletto. Esatto, facciamo tutte, cioè, avete una mentalità un po' troppo. Certo, no, no, no. Siamo e lavoriamo. Siete artiste voi, ovvio. Esatto. Cioè, ma ne so. Fateci vedere un vostro contenuto in live. Cioè, no, non si può. Ma voi fate foto? Foto, video. Ma perché parlate assieme? Perché siamo gemelle. Ma ho capito, ma che cazzo c'entra? Molto bene a sinistra. Sì. Vedo che avete un orologio. Il mio è sbagliato però. In che senso, scusa? Perché non funziona. Che cazzo l'avete a fare? Vabbè, perché tu leggi è l'orologio. È giusto, beh, sta, questo vabbè. È un punto in più. No, il mio funziona. Ma lei non sa leggerlo, mi dica che ore esatto. Sono. Mi dica che ore sono. Non lo so, non lo faccio. Ma è un artista. Vabbè, è un artista, posso dire, eh? E potete descrivere cosa c'è dietro di voi? Sì. Dietro? Sì. 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 Vediamo. No, no, ma meglio, meglio, guardatelo meglio. Guardatelo bene. Come se dovesse avere una conversazione con parlate con Rosso, gentile. Allora, un bacio alla guancia destra e una a sinistra, sì. Per favore. Insieme. Eccoci qua. Per me è un sì. Per me è a sentimento. Ma perché? Sì. Ma chi può... per lei è un sì? Sì, sì, sì. Chat sondaggio. Perché, però, no, perché dovremmo dirvi di sì, signorina? Perché siamo speciali. Uniche. Ma speciali in che senso? Scusami, hai due gemelle davanti. Quando ti ricapita? Beh, sì, siete le uniche gemelle in Italia, effettivamente. Fratino, non le ride in faccia, gentilmente, che sono delle guest. Queste. Sì, per me è un sì. Per me, chat, per te, per me è un no. Scusate, anche per me, ragazzi, no. Vediamo voto della chat. Peccato. Per loro era un sì, ma mi spiace, magari avete ripescato, ma siete per ora eliminate. Peccato. Grazie mille. Guardiamo, sì, vada pure davanti al microfono.
No, Fubbe, gentilmente. Con la sincera. Giulia. Come si chiama? Matteo, ma non si chiama Giulia. Francesca. Francesco. Piacere, Maria. Piacere. Vittoria. Sì. Cognome? De Matteis. Instagram, Facebook. IG, se riesci. Segnalo. IG, se riesci. Scusi. Maria Vittoria De Matteis. Matteo Vittoria. Maria Vittoria. È troppo lungo. MVDM. Che cazzo è una droga? Maria Vittoria De Matteis, vai. MVDM. MBSM. No, non è una macchina, non è Station Bagel, ma... Sì, sì. Sono in quinta, faccio linguistica. Portala qui. Portala. No. Vai in quinta. Certo. Sto studiando. Sto studiando, ok. Sto studiando. Che studia lei? Lingue. L'ha già detto. Fa linguistica, ha detto. Quale lingue, se possiamo saperlo? Tedesco. Ti dica in tedesco. Spagnolo. Pensi di me. Non lo so. Di dov'è lei? Ha chiesto aiuto? Non ho visto, ho visto. Di dov'è? Di Mestre. Che cazzo? Vabbè. Le minestre. Venezia. Ah. Ascolta senza, gentilmente. Ho capito, non posso parlare allora. È una station wagon, l'ho già detto prima. Tre aggettivi per descrivere Andrea Fratino. Posso dirne... Che non siano cinque. Omofobi. Cinque. Fratino piacciono le donne. Un puttaniere, quindi. Sì, allora, assumiamo così. Un applauso, è la pura verità. Questo è colpa di quello che dice Berlino in giro. No, no, è quello che vedo io a casa tua ogni giorno. Io cioè... voglio sapere la passione di... Mentre ci sono date... Le macchine. E i calciatori. Oh. Falliti. E calciatori? Falliti. Ce ne abbiamo uno. Perfetto. Qui, Si sentiva con un calciatore che è andato in Serie B a giocare. Meno. In terza categoria? Lei si sentiva con Stato Jackson? Ha fatto sesso con te? Non ha fatto sesso, perché piccolo. Allora, per me è un sì? Per me è un sì? Per me è un no, signorina. Ok, per tutti è un sì, signorina. Lei, gentilmente. Oh. Ma lei la vedo spigliata, eh? Ti vedo sul pezzo, eh? Eh no, perché mi piace la baciata. No. Quindi se avessi parlato anche con me la stessa cosa era? No, vabbè. Ma come no? Vabbè, ho capito, sto stronzo. Allora, per la chat è un sì? Che turno di merda questo del ballo comunque. È per presentare, il prossimo sei tu, Facciamo entrare la prossima ragazza. Siamo in due questa volta per ballare. Venga qua. Mamma mia. Beh, è arrivato il momento in cui chi non sa parlare vado a fare in culo. No. Lei è un grande no. Cioè, per lei è un sì, credo. L'hai visto come ballavamo? Era forte. Mamma mia, bro, ho sentito il brivido. Vuoi parlare anche del ballo? Dai, frati, dai, anche fratino, per favore, regia. No, Andrea, zitto e seguila. No, ma... C'è pure. Andrea, sciogliti! Dai, appoggialo! Perfetto! Vorrei dire che è molto complicato, insomma, ballare con lei, signorina, mi ha messo in difficoltà. Alexi, sì. E questa è una cosa che non vorrei mai avere con una signorina, ossia trovarmi... in difficoltà, quindi per me è un grosso no e può andare a fanculo, grazie. No, però l'educazione, porca puttana. Anche per me no, se ne vado a fanculo. Vai a fuori a cantare, gentilmente. Prossima ragazza, gentilmente. Può sbottonargli un po' la camicia. Non lo so. Si sega pure lei, rosso. Prego, prego, anche lui. Deve cominciare. Vai. E mica solo per me, stronzo. Vai, vai. Salutiamo le fidanzate. Poi stronza. Oddio! Bravo Matteo. Io da, cioè, per me un sì, posso dire? È un grosso sì. Per me un sì. Prossimo ospite? Faccio un'esibizione. Deve scegliere lei con chi ballare. Non sembra c'è ballettino, ah, signorina. Dai Andrea, dai, su che siete miei amici. È la tua questa, eh. Vai fratino. Fratino è maestro, eh? Per lei è un... Posso dire? Per me è un no. Per me è un no. Per me è un no. Fratino, per lei è? Ma fratino, venga qua, gentilmente. Io dico sì, però due no su tre non passa. Purtroppo quindi. Non si può passare. Ragazzi, siamo nel round finale. È questo il momento. Venga qua. Martina, hai un talento? Sì, non so quale, però devo ancora scoprire. Cioè, penso che si scoprirà. Dov'è che secondo lei potremmo scoprirlo? In che ambito? Sulle note ho scritto cosa cerca in un ragazzo e cosa gli piace esteticamente. Che cazzo è? Uomini e donne, stupido. Lei non ha un talento, quindi? No, non ha ancora. Cioè, devo ancora scoprirlo. Esatto, devo ancora scoprirlo. Secondo lei dov'è che lo potrà scoprire? In che ambito? No, in che ambito? Sì, cioè, quando è che se ne accorgerà? Ci dica la situazione in cui secondo lei si accorgerà di avere un gran talento. Sì. La situazione, no, secondo me tra un po', cioè tra un po' di tempo lo scoprirò. Adesso ancora...
vabbè, sono sincera, cioè sono buona, sono sincera, solare. Io speravo non può mica dirti che è stronza, stupida, cioè no. Lei non sa cantare? Cosa cerchi in un uomo? Fedeltà. Ma non siamo uomini e donne, fratello. Quindi è già un sogno questo, signorina. Sì, è, al giorno d'oggi sì. Lei non sa cantare, non sa ballare, non no, sa ballare sì, ho ballato prima. Ma insomma, se quello era ballare, signorina, si è lontanissimo. Prima non dicevi così. Noi abbiamo Roberto Bolle qui, lei prima non lo sa, non dicevi così, vero? Il microfono in primis, ricordiamocelo, eh. Ciao, fate una domanda a Martina. Body count. Cioè, body count, quante persone... Sì, sì. Aia, questa è brutta. Con cui sono, cioè, baciato. No, no, no. Bacio, signorina, qui. Lo dico? 12? Ma che 12? No, sì, no, no. Quanti uomini si contano sulle dita di una mano? Beh, meno male. 5 come da 21 anni sono tanti, onestamente. No, no, ma non sono 5. 4? Quanti sono? 4? Tutti fidanzati? Certo, assolutamente. Certo, eh. Ok. Tu sei sempre stata fidanzata. L'hai presa per la troia? Cioè, ma perché se scopri uno non fidanzato è la troia? Sì, sì. Che pensiero bigotto. Che veramente pensiero bigotto e scabroso quasi. Scabroso. Ma come cazzo parla? Oh. Dai. C'è la domanda della regia? Ok, ho preso la prima domanda. Si rasa? In generale, faccio la ceretta in generale. Cioè... Ma attualmente? Attualmente? Andrea, ti prego, no. No, ma era un'altra domanda. No, no, ma non mi fate... No, no, ma ci sta. Io voglio... Facciamolo finire, però, dai. No, certo. La signorina... Allora, dicevo, ma attualmente lei è in cerca di un fidanzato? Alla ricerca no, però se viene, viene, cioè... Chi è che viene? No, 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 no. Dai, la porta, eh? Sembra un po' c'è la noglu. No, no, se succede, succede, nel senso non cerco, sarà. Perché? Perché adesso è arrivato il momento... Lei va a parlare spesso? Lavoro in discoteca. Perfetto, per noi è un grosso no, grazie. No, grazie mille. Gentilmente... Gentilmente chiediamo di abbandonare, no, grazie mille. Per grazie sì. mille. Per me è un no. Sì. No, 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 come no? Per te un sì? Sì per me certo. No. Per me è un no. Per me è un no. Giura? No, sto scherzando, il voto non c'è adesso, ragazzi. Allora, Carlotta, è dopo. Facciamo entrare la signorina Carlotta. Dillo quello che mi hai detto prima a casa mia, stasera se c'è Charlotte. Non mai detto. Dai. Giuro che non l'ho mai detto. L'ha detto. Sarebbe interessante nel caso dovessi dire, la vorrei vedere scudettare? No, non... Perché l'ha detto? Non l'ho mai detto, io le posso giurarlo. Lei ha un talento? Ti piace il calcio? In realtà una... Sni. Sni che vuol dire? Sni, nel senso che... Mi puoi spiegare la regola del fuorigioco? Sì, il fuorigioco, allora, praticamente ci sono due difensori. Sì. Due. Vabbè, quelli sì? che sono... Certo. C'è un che ne so, l'attaccante che sta al di là dei difensori, gli passano la palla e fuorigioco. Beh, posso dire? Oh. È un suo talento che ha? Non è che ne ho, però una cosa che so fare, che è strana, è che so tutte le canzoni. Cioè, la maggior parte delle canzoni le so. No, sentiamo la ma non da cantare, cioè so le parole, ma non... Certo, ma non... Che cazzo vuol dire? Cioè, esce un pezzo di Simba prima che c'è già il testo? No, beh, non quelle, no. Signora, lei sa delle canzoni che si ascolta. È un talento incredibile, io credo di no, essere. No, però abbiamo a che fare con un artista, io vorrei proporla, se la vorrei proporre al Guinness World Record. Chat, ve la spieghiamo meglio, chat. Tipo, cioè praticamente lei si ricorda i testi delle canzoni che gli piacciono. Sentiamo. Le piacciono. Ci dica pure? Sì, più o meno. Minchia che talento. Però ad esempio, se esce una canzone che è orecchiabile, io l'ascolto una volta, due volte e la so. Senza... Posso? Una canzone per lei, se sa questa. Sì, non le so. Che talento è? Oddio. Da cantare ha detto. Quante bella. Emozioni. Pamperella gay, pamperella gay. Eh sì, adesso la ricanti tutta da capo. Subito, la ricanti subito da capo. Sì. La sai, oh. La sai. Ma se per me che fare? Da Carlotta. Un talento di merda. Posso dire? Posso dire un talento di merda? Facciamo entrare la prossima, la ma i voti non li diamo più. Adesso entra l'altra finalista e votiamo, ok? Posso dire? Posso dire? Manavella Orgettina? Posso dire che si assomigliano? Possiamo chiedere se si mettono le manette? Sì, gentilmente. Si non scappa, eh? Adeniamo qui tutta la notte. Special guest star! Introduce la finale! Non cambio davanti a niente, 23 compleanni. Vada, continui! Faccio tutto per scherzo, la canzone dell'anno. La gente chiama, c'è vada, alcuni fanno JR, ma tutti cantano! Gentilmente alla guest di abbandonare Lil Betty, grazie mille. Sondaggio in chat per la vincitrice tra Martina e Carlotta. Signor Fratino, inizi lei col voto. Questa signorina è una scelta complessa. Ho di fronte due bellissime ragazze, entrambe dotate di grandi talenti. Una ancora la devi scoprire, no? Me la vorrei scopare. Io, se posso, questo voto lo do a Martix. Per me la vincitrice è Carlotta. Per me la vincitrice è Martina. La vincitrice di oggi è
Carlotta! Ringraziamo Martina che ha perso, questa pure, utilissima. Per me lei era la vincitrice. Aveva vinto lei, signorina.